Nello scorso video abbiamo presentato la Magnum Opus, elencando i principali quattro passaggi necessari per la realizzazione della pietra filosofale. Nel corso dei secoli a queste quattro fasi si sono aggiunti anche altri passaggi, la Viriditas o la Cauda sono tra questi, però avremo modo in questa playlist di parlarne più avanti, visto che stiamo cercando di portare una rubrica dettagliata e precisa su questo affascinante argomento e la sua già grande complessità ha bisogno di tempo per essere spiegata. Dunque, darvi troppe informazioni in un solo video sarebbe controproducente. Meglio arrivarci con un percorso lento e dettagliato. Volendo fare un piccolo riassunto dei passaggi elencati nello scorso video, quindi, abbiamo la fase del nigredo, opera al nero, albedo, opera al bianco, citrinitas, opera al giallo, rubedo, opera al rosso. Queste sono le quattro fasi, ripeto la ricetta originale, che compongono la grande opera che conduce alla pietra filosofale. Nello scorso video vi abbiamo parlato del loro simbolismo, oggi invece approfondiremo, per quanto possibile, questi passaggi ancora di più. Tenete presente che c'è tantissimo da dire. L'alchimia è stata praticata in più posti del mondo, dall'estremo oriente all'estremo occidente, influenzata dalle religioni, attenzione. C'è l'alchimia araba che ha simboli diversi dall'alchimia cristiana o quella ebraica, per esempio. Ma il discorso religioso lo affronteremo prossimamente. Un'ultima cosa che andrebbe detta prima di iniziare, visto che abbiamo parlato di fasi originali, è che la fase di Citrinitas venne implementata a quella del Rubedo, portando così le fasi da 4 a 3, o ancor più precisamente, distinguendo il tutto in due operazioni. Nigredo e Albedo, nero e bianco, morte e rinascita, gli opposti insomma, componevano la piccola opera, la quale poi sarebbe giunta alla sua sintesi finale nella grande opera. Cercarono insomma di dare un ordine molto più sintetico, più ordinato, diciamo così, per permettere di rendere il compito nel laboratorio meno articolato e soprattutto per rendere quanto più segreta la pratica ai non iniziati. Anche le fasi aggiuntive, quelle menzionate all'inizio, saranno poi aggregate alle fasi cosiddette principali, come è successo appunto per la Citrinitas. Bene, se vi sentite abbastanza ebri da tutte queste informazioni, beh, sappiate che in realtà ho solo iniziato. Gli alchimisti avevano un motto che racchiudeva in sé la finalità, l'obiettivo dei vari processi, solvet coagula, traducibile come dissoluzione coagulazione. Una frase valida tanto per la procedura chimica che facevano in laboratorio quanto per il significato filosofico, come accennato nello scorso video, ossia il percorso iniziatico dello stesso alchimista, il viaggio interiore vitriolum, rectificandum veni et occultum lapidem, chiedo venia per il mio latino da cani. In questo secondo approfondimento accenneremo qualcosa, ma non scenderemo nel dettaglio sulle analogie psicologiche. Dedicheremo un'intera puntata a ciò quando parleremo dell'interpretazione junghiana. La piccola opera. Nigredo. Quando chiudete gli occhi c'è solo buio. Questa frase non è mia, ma è sicuramente la migliore per descrivere questo passaggio. Si tratta dello scioglimento, della decomposizione. Senza morte non c'è vita, tanto quanto non può esistere la vita senza la morte. Come vi ho detto poco fa, questa fase si unisce all'albedo, componendo la piccola opera, un ciclo, un cerchio, un serpente che si morde la coda. La materia grezza, posta nel crogiolo, veniva inserita nel forno alchemico chiamato Atanor.
Il fuoco cuoce, consuma e trasforma la materia, riducendola alla sua essenza. Albedo, la fase al femminile, l'anima. Dopo le tenebre e la luce, la morte non rappresenta la fine ma un nuovo inizio in una diversa forma. La materia annerita nella fase precedente ora subiva attraverso il processo di distillazione uno sbiancamento, divenendo del colore della luna. In questa fase si compie la piccola opera, il piombo diviene argento. Dal punto di vista meramente pratico, già tale opera era qualcosa di veramente difficile da ottenere. Tuttavia, questa prima trasmutazione è forse quella che spesso molti alchimisti nei loro scritti hanno dichiarato di aver raggiunto. La grande opera. Citrinitas, la fase al maschile, l'animus. La materia dissolta e ricomposta in nuova forma nella piccola opera ora deve subire nuovamente una trasformazione. Qui attraverso una fase detta di sublimazione. Così come l'albedo rappresenta la donna simboleggiata dalla luna, la citrinitas rappresenta l'uomo simboleggiato dal sole. Giacché secondo gli alchimisti il colore rosso era un intermedio tra il nero e il bianco, quindi tra il nigredo e l'albedo potremmo dire, ora per concludere l'intero processo alchemico c'era bisogno di ricongiungere l'uomo e la donna, il sole e la luna, e compiere il cosiddetto rebis, il matrimonio alchemico, la fusione tra gli opposti dando vita all'androgeno. Rubedo. Questo è il nome della fase conclusiva che designa appunto l'ottenimento della fantomatica pietra dei filosofi. Se da un punto di vista chimico il nigredo lo si associa alla degradazione, l'albedo alla distillazione, la citrinitas alla sublimazione, il rubedo è quello che ancora oggi fa crucciare molti studiosi. Questa fase viene rappresentata dal leone verde che morde il sole facendo sgorgare il sangue rosso. Una delle interpretazioni date della cosiddetta morte rossa, da prendere veramente con le pinze, che cercherò di semplificare in maniera veramente elementare, sta nel fatto che il sole, che come detto prima rappresenta la citrinitas, con l'utilizzo di una sostanza o di un particolare processo rappresentato dal leone verde, fa sì che s'ottenga l'essenza rossa, il sangue. Alcuni interpretano il rubedo come la fissazione alchemica, ossia la trasmutazione dall'elemento aeriforme, ottenuto prima con la citrinitas, in forma solida, che avrebbe anche senso se pensiamo che alla fine, in maniera ciclica, altro non è che un ripetersi di ciò che abbiamo visto nella piccola opera. Come vedete, più si approfondisce questa materia, più diventa complicata. Nel prossimo video parleremo dell'interpretazione junghiana di queste fasi, sviscerando le analogie psicologiche, per poi passare, nei successivi video, a parlare di figure di spicco tra gli alchimisti, così anche da approfondire, conseguenzialmente, altri aspetti di questa materia. Io ringrazio per le ricerche il nostro storico Nicola Camerlengo e tutti voi per aver visto questo video fino alla fine. Ricordo che in descrizione trovate i nostri contatti social e il negozio di magliette che, amici miei, vi invito a visitare. Saluto come sempre i nostri abbonati che mese dopo mese contribuiscono a mandarci avanti. Non mi resta che rimandarvi ad un prossimo video augurandovi come sempre buona vita a tutti.